Sono Roberto De Pace, il direttore di Agora News. E innanzitutto permettetemi di ringraziare il sito Porta di Mare per l'occasione che mi ha concesso di presentare la manifestazione che si terrà domenica 23 ottobre alle ore 18 in Piazza della Repubblica, Piazza Tre Palme per i neritini, e per dire no ancora una volta allo scarico a mare. È un progetto nato tanti anni fa che ancora è in voga, ancora nonostante nuove tecnologie, nuove possibilità, si corre il rischio di avere a Nardò un impianto obsoleto, ancora vecchio, ancora prima di nascere. E perché abbiamo organizzato questa manifestazione? Perché è bene che la città di Nardò, i cittadini soprattutto, facciano sentire la propria voce. Nardò da sempre è stato bersagliato dal punto di vista ambientale, basti ricordare la discarica di Castellino, per citarne alcune, oppure il torrente Asso, che è ancora oggi, nel quale ancora oggi scaricano ben 26 comuni della provincia di Lecce. Quindi Nardò è vista un po' come qualcuno ha detto la fogna del Salento. Noi come Agora News siamo da sempre contrari a questo progetto. E per quanto riguarda la manifestazione, torno a ribadire, è una manifestazione assolutamente apolitica, fatta dai cittadini per i cittadini, perché è bene che la voce di Nardò arrivi nei palazzi che contano. Il presidente Emiliano deve ascoltare i neritini, deve pronunciarsi su questa benedetta condotta. E spesso il presidente Emiliano, in altre città, in altri frangenti, ha ribadito il suo pensiero, che è quello di cercare una soluzione alternativa allo scarico a mare. Quando invece si parla di Nardò, improvvisamente cade il silenzio. La manifestazione non è una manifestazione contro Porto Cesareo. Questo lo voglio chiarire a chiare lettere. Qualcuno sta tentando di inculcare questo pensiero nei cittadini, sia neritini che di Porto Cesareo. Noi ieri c'è stata una riunione in comune durante la quale c'è stato un primo passo verso un accordo fra il comune di Nardò e il comune di Porto Cesareo, e in quell'occasione abbiamo invitato il sindaco di Porto Cesareo e l'assessore all'ambiente ad intervenire alla manifestazione. Secondo noi occorre che Nardò, Porto Cesareo, Avetrana, Manduria, Sava si uniscano insieme per far sentire la propria voce, per dire no alla condotta, per dire no a questo scempio ambientale. Quindi ringrazio di nuovo Porta di Mare e colgo di nuovo l'occasione per invitarvi tutti alla manifestazione del 23, domenica 23 ottobre, in Piazza della Repubblica. Grazie a tutti, buonasera.